Dopo la puntata di ieri, martedì 26 novembre 2024, è rimasta una certa tensione nella casa del Grande Fratello. E c'è chi, secondo il pubblico da casa, ha esagerato. I telespettatori, che commentano sempre le vicende dei GFini su X, se la sono presa in particolare innanzitutto con Giglio, ma anche con Shaila e con Giulia. Giglio è stato accusato non solo di aver detto gravi parole contro una inquilina. Il gesto che ha fatto nel momento in cui si è palesata proprio lei di fronte a sé ha fatto ancora più scalpore. Cos'è successo? Grande Fratello, Giglio sbotta contro Elena. Giglio si è lamentato per il trattamento riservato ad Elena Prestes durante la puntata. La concorrente, infatti, è stata premiata con la visita di una delle sue più care amiche ed eletta preferita dal pubblico. Dopo la puntata, Giglio è andata in giardino con Shaila e ha dato vita ad un pesante sfogo. No basta, io non ci sto più. E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l'amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c'entra nulla. Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Perché? Vuole farmi del bene? Mi fa inca asterisco 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 re ancora di più? Ha sbottato il concorrente. Ma non è finita qui. Il duro sfogo di Giglio contro Elena. Terminata la puntata in diretta del 26 novembre, Elena è stata attaccata in maniera veramente durissima. Giglio si è sfogato prima in giardino e poi a tavola con Shaila, Jessica e Luca. Giglio è esploso. Basta. Bisogna dire le cose come stanno. Non mi interessa niente se non sta bene, vai fuori e vai a farti curare, se non stai bene io non ti voglio qua. Non ti voglio qui se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene. Non ha senso questa cosa e basta, ha detto il concorrente con veemenza. Poi Elena si è seduta a tavola con loro. Come ha reagito Giglio? Cos'è successo quando Elena si è seduta con loro? Durante lo sfogo di Giglio, Elena ha raggiunto gli inquilini al tavolo. Ma quando la concorrente si è seduta con loro, Giglio, Shaila, Jessica e Luca hanno fatto finta di niente e poi hanno cambiato argomento. A quel punto il pubblico sui social è scoppiato il finimondo con tanti fan del programma che li ha definiti codardi. Fuori Luca Giglio, Shaila e Giglio d'accordo, falsi. Poverina Elena, si legge. Giglio, vai a fartela tu la cura cafone che non sei altro. Occhi che ti escono dalle orbite, mamma mia che paura, ha scritto qualcun altro. Anche Giulia ha usato parole amare contro Elena, lo sfogo di Giulia. Mentre era in Tugurio, Giulia si è sfogata contro la concorrente, convinta che stia calcolando ogni sua mossa nel programma. Ma poi i gesti che questa qui fa in casa. Ha degli sbalzi assurdi, bipolarità, ma non sapete le facce che fa in puntata. Va sempre rincalzata questa ragazza. Nessuno che gli dice, cerca un attimo di ridimensionarti. Lei guardava lo specchio e non aspettava altro di fare quel gesto e bam. Perché io quel linguaggio del corpo lo conosco bene, lo so fare e l'ho già fatto, ha detto Giulia.